Obiettivo raggiunto e superato. È stata un successo la maratona benefica dei Babbi Natale che la Fondazione Ospedaletti di Alessandria ha organizzato per acquistare un monitor emodinamico avanzato per la terapia intensiva pediatrica presso l'ospedale infantile cittadino. Circa 2.000 persone si sono riversate in piazza Marconi per assistere allo spettacolo condotto da Katie Forcedo e da Stefano Venneri. Altre, nelle vie del centro storico, da Piazzetta della Lega a Corso Roma, hanno accompagnato la sfilata di Babbi Natale che sono arrivati a piedi in sella alle Harley Davidson dopo essere transitati presso l'ospedale infantile per un saluto ai piccoli ricoverati, in bicicletta e a bordo di Fiat 500. Una partecipazione corale di tutta la città che ha acquistato il costume di Babbo Natale e che potrà continuare a contribuire fino al 20 dicembre recandosi nei negozi cittadini contraddistinti dalla vetrofania della Fondazione Ospedalette, partecipando anche ad altre iniziative parallele come la Lotteria di Natale. È entusiasta il presidente Bruno Lulani. I fondi che abbiamo raccolto sono tanti e devo dire c'è stato un contributo importantissimo anche se vogliamo esterno a questa iniziativa, che è quello di una ditta alessandrina della società Metlac di Bosco Marengo, e grazie anche al suo contributo posso affermare che noi abbiamo raggiunto la cifra di 50.000 euro che ci permetterà di acquistare questo monitor così importante per la terapia intensiva infantile. Annuncio anche che l'eccedenza rispetto alla cifra obiettivo, perché sicuramente la supereremo, sarà immediatamente versata a favore del prossimo progetto che è relativo all'acquisto di un monitor di ultima generazione, sempre per, si chiama di quarta generazione in maniera tecnica, sempre per l'ospedale infantile. Quindi con questa iniziativa non solo abbiamo chiuso il primo progetto del 2022, ma ne abbiamo già avviato un altro sempre per il 2022. Voglio ricordare a tutti che gli obiettivi di quest'anno della nostra fondazione sono ambiziosi, perché dovremo raccogliere circa 500.000 euro per acquistare tantissime cose per il nostro ospedale infantile, però devo dire che siamo partiti non bene, benissimo, e anche con questo sorriso e con questa capacità anche nostra, me lo lasci dire, di coinvolgere la cittadinanza di Alessandria. Questo mi ha fatto piacere e fa anche molto onore ad Alessandria e ai suoi cittadini. Un concerto ripetuto dal sindaco Gianfranco Cutica di Rivigliasco, rigorosamente vestito da Babbo Natale, presente sul palco con tutta la giunta. Più di 50 artisti hanno lietato il pubblico presente con un mix di musica, balli e magia che ha preso il via dagli sbandieratori ed è proseguito con Annabel Milella, Monica Bautista, il mago Nazario, gli alunni della primaria del villaggio Europa, Zac e Efren Domingo, i cori Ave Naele e The Joy Gold Singer, il corpo di ballo del liceo Saluzzo Plana, il mago Canticchio, i clown Marameo, la tesissima Elisabetta Viviani, che con la sua celebre Heidi ha fatto cantare anche la nostra Katie Porcedo. La giornata, che si è avvalsa anche del contributo degli alpini del punto D di Castellazzo Soccorso, si è chiusa poi con la premiazione del contest musicale dedicato a Jean Formiga, giovane studente del Saluzzo Plana deceduto prematuramente, lanciato dal programma Girotondo in onda su 7 Gol. Grazie a tutti e buon Natale. Grazie ancora. Ciao. Ci vediamo prossimo anno.